Lombardia, la banca del plasma. I guariti dal coronavirus chiamati a donare il sangue hanno gli anticorpi giusti contro SARS-CoV-2. Si moltiplicano gli studi sul ruolo della vitamina D nella malattia. Buon pomeriggio dal TG della Scienza. E incominciano ad arrivare anche le buone notizie dal fronte Covid. È terminata la fase sperimentale sull'uso del plasma nei pazienti che hanno vinto il virus SARS-CoV-2. In quel plasma ci sono gli anticorpi per la malattia, ma non era provato che potessero funzionare nel caso di Covid-19. Invece sì, e i risultati sono più che incoraggianti. La mortalità è passata dal 15% al 6%. I dati vengono da uno studio focalizzato per la prima volta in Italia su questa patologia e condotto a San Matteo di Pavia insieme con l'ospedale di Mantova. In questo TG vi abbiamo dato conto di tutte le fasi. 46 pazienti scelti in base alle loro condizioni di particolare criticità, 7 già intubati. A tutti sono stati iniettati 300 ml di plasma e subito hanno avuto un drastico miglioramento nella respirazione. Adesso la Lombardia lancia la banca del plasma iperimmune. I pazienti guariti verranno chiamati per donare il loro sangue con i preziosi anticorpi e partono nuove sperimentazioni, ad esempio in Piemonte. E gli studi continuano su tanti fronti. Ad esempio, ci si chiede: la vitamina D può contribuire a prevenire l'infezione da SARS-CoV-2 oppure a migliorare il decorso clinico o a ridurre la mortalità? Ricercatori di tutto il mondo stanno cercando una risposta e ci sono studi anche italiani. Sentiamo Cinzia Diciani. Promossa da internet come rimedio anti-coronavirus, la vitamina D è andata a ruba nelle farmacie. Prima che pareri autorevoli come quello del Mario Negri di Milano la bollassero come bufala. Ma in pochi giorni sono usciti in tutto il mondo studi che la mettono in relazione con i tassi di infezione e letalità per Covid, come quello dell'Università Anglia Ruskin di Cambridge o della Northwestern dell'Illinois. Fra i più recenti, quello firmato da farmacologi dell'ospedale Amedeo di Savoia e dell'Università di Torino, che insieme a colleghi svizzeri hanno esaminato i valori di vitamina D di 107 persone sottoposte a tampone nell'ospedale cantonale di Bellinzona. Maschi in leggera prevalenza, età media 73 anni, 27 casi positivi. È emerso che i pazienti che avevano il tampone positivo al SARS-CoV-2 avevano delle concentrazioni significativamente più basse rispetto a coloro che effettuando il tampone risultavano invece negativi. La vitamina D sintetizzata dall'organismo grazie ai raggi solari o introdotta con gli alimenti contribuisce a regolare i livelli di calcio e di fosforo nel sangue, ma ora interessano le sue proprietà antinfiammatorie. Confermo che la vitamina D sembra aumentare la risposta cellulo-immediata del nostro sistema immunitario e poi va a modulare il sistema immunitario stesso. Oltretutto si è visto che mediamente spegne quello storm di citochine che è poi causa dell'aggravamento del virus. Ricerche in corso anche a Torino che presto saranno pubblicate, ma gli scienziati avvertono: niente fai da te. Il fabbisogno giornaliero di vitamina D è di 400 unità internazionali al giorno in assenza di fattori di rischio come l'osteoporosi. Assumerne troppa può provocare la calcificazione di vari organi. La supplementazione
supplementazione di vitamina D non deve essere fatta fai da te. Per fare le cose fatte bene, ognuno di noi si dovrebbe misurare la concentrazione basale di vitamina D e poi in accordo eventualmente, in caso di grave insufficienza, con il medico curante, eventualmente assumere della vitamina. Va benissimo anche prendere un po' di sole o avere un'alimentazione a base di pesce. Durante la quarantena tutti su internet abbiamo moltiplicato lo streaming di dati dalla rete. Tra serie TV, smart working e didattica online il flusso è lievitato come mai prima. Insieme alle emissioni di anidride carbonica dovute al web, il conto della CO2 è davvero salato. Alessio Mari. 30 secondi. 10 secondi. Sappia noi appassionati della Casa di Carta, serie spagnola dal successo mondiale con oltre 40 milioni di visualizzazioni, che hanno contribuito all'emissione di milioni di chili di CO2, equivalenti a milioni di chilometri percorsi in auto. Una piattaforma americana che compara diverse fonti energetiche ha stilato una classifica delle serie TV più inquinanti. Vince con 64 milioni di visualizzazioni l'americana Stranger Things. Inquiniamo dunque anche dal divano. Diversi studi negli ultimi anni hanno provato a calcolare l'impronta ecologica di internet. Un gruppo di ricerca francese, The Shift Project, ha studiato la ripartizione dell'impatto tra TV, PC, smartphone e server, quantificando un consumo energetico raddoppiato dal 2013 a oggi, destinato a lievitare ancora. Le emissioni sono dovute agli impianti che producono l'energia elettrica necessaria a far funzionare e a refrigerare i server che custodiscono e trasmettono i dati in giro per il mondo. Conta la fonte energetica, fotovoltaico ed eolico non inquinano come carbone e petrolio. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha ricalcolato i risultati delle statistiche più eclatanti, fissando in circa 100 grammi di CO2 le emissioni relative a un'ora di streaming in TV, l'equivalente di un'auto che percorre un chilometro secondo standard europei. La soluzione ci sarebbe: alimentare i propri data server con energia 100% rinnovabile, acquistandola naturalmente, ma anche investendo direttamente in impianti fotovoltaici o in impianti eolici, perché queste grandi aziende che portano un servizio nelle nostre case devono farlo senza inquinare il mondo in cui viviamo. Lo scenario attuale è un sistema energivoro che però nelle settimane di isolamento è stato il nostro salvavita, con un accesso alle piattaforme di streaming cresciuto del 300%, tanto che i colossi del web, per evitare la saturazione della rete, hanno abbassato la risoluzione dei video trasmessi, rispondendo all'appello del commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton. Anche a sistema fermo comunque internet consuma così intensamente da essere paragonabile alle emissioni del comparto aereo mondiale. Si stima che il settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni producano il 4% delle emissioni totali di CO2. Ci si aspetta che il traffico di internet triplichi in soli 5 anni, con un corrispondente aumento dei consumi e quindi delle emissioni. Coronavirus a parte, la scienza non si ferma. È stato scoperto l'Homo sapiens più antico d'Europa. I resti trovati in una grotta in Bulgaria. Questo conferma che Sapiens, uscendo dall'Africa, avrebbe puntato verso est, dove forse le condizioni climatiche erano più favorevoli. A coordinare la ricerca una docente dell'Università di Bologna e Nicola Zannarini della TGR di Bologna l'ha intervistata per noi. Il più antico Homo sapiens europeo viveva in Bulgaria più di 45.000 anni fa, almeno 2.000 anni prima di quanto si sapesse fino a oggi. A fare la scoperta, grazie all'analisi di altissima precisione a radiocarbonio dei resti umani trovati nella grotta di Basso Chiro, è stato un team internazionale del Max Planck Institute diretto dalla professoressa Sara Talamo dell'Università di Bologna.
Dunque la vostra ricerca è retrodata di almeno un paio di millenni la presenza dell'Homo sapiens in Eurasia. Siamo riusciti a datare con precisione un uomo sapiens, un uomo moderno, antico, e con una data diretta che quindi retrocede l'entrata in Europa di 2000 anni e quindi hanno più tempo di incontrarsi tra la specie neandertaliana e la specie Homo sapiens. Dai manufatti in osso che avete analizzato a radiocarbonio emerge anche una conferma importante, come diceva, ovvero che ci furono contatti tra i sapiens e la popolazione in declino di Neanderthal. Adesso abbiamo le prove che i neandertaliani hanno, diciamo, copiato i nostri gioielli e ci sono riusciti parecchio bene. Possiamo veramente dire che hanno interagito. La cosa fondamentale qui è l'errore di radiocarbonio. Solitamente il radiocarbonio per un'età di 42.000 anni ha un errore che sempre accompagna la data tra i 1.000 e i 1.700 anni. Questa è la prima volta in assoluto che abbiamo un errore a 42.000 anni di 300 anni e con questi errori noi riusciamo a stabilire il contatto cronologico tra il Sapiens e il Neanderthal. È come se lei avesse visto Giulio Cesare. Invece con queste date possiamo vedere effettivamente se ci siamo visti con Giulio Cesare o no. Un team internazionale coordinato dal Max Planck Institute e anche dalle autorità bulgare in quella grotta ai piedi dei Balcani, insomma immagino anche una bella emozione. Sì, la grotta di Bacciochiro è una grotta molto famosa per dei ritrovamenti umani già a partire dagli anni 30, quindi era stata un'emozione anche andare sulla grotta stessa perché è una grotta veramente stupenda. Dalle caverne alle rampe di lancio la fase 2 è iniziata anche per le basi spaziali. Ieri è riaperto dopo quasi due mesi il centro spaziale europeo di Kourou nella Guyana francese a 5 gradi a nord dall'equatore. Il ritorno alle attività avverrà gradualmente in modo da implementare le misure di sicurezza anti-Covid anche in questo delicato settore. Si tratterà ad esempio di distanziare i tecnici del centro di controllo, cosa non facile, e di far lavorare secondo le nuove norme tecnici ingegneri che si occupano della verifica dei parametri dei lanciatori e dei satelliti. La prossima missione è molto italiana, l'avvio di Colleferro al momento della chiusura aveva sulla rampa il lanciatore Vega con 50 satelliti commerciali a bordo che erano stati messi in sicurezza. La ripresa delle attività a pieno ritmo è prevista per la settimana prossima, il lancio a metà giugno. E parliamo di una ricerca ante-Covid. Ancora prima della pandemia, scienziati di molti paesi avevano cominciato a pensare in termini di salute globale, come le crisi sanitarie fossero interconnesse. Perché? Ce lo spiega Laura De Donato. La Terra è una sola, non c'è separazione fra i regni animali, vegetali e l'uomo. Per questo una pandemia può essere affrontata e prevenuta solo con programmi, leggi e politiche per la salute in cui la conoscenza e la cura dell'ambiente seguono un percorso comune. Patologi vegetali, veterinari, medici, virologi, epidemiologi, antropologi e molti altri tipi di ricercatori stanno lavorando insieme in tutto il mondo per costruire un comune metodo di comprensione delle cause ambientali e culturali delle epidemie globali e i modi per prevenirle e combatterle. Dalla salute delle piante e dell'ambiente deriva la salute
dell'uomo e degli animali. One Health Concept, un principio unico per la salute e la sicurezza alimentare, quella delle piante, il controllo delle zoonosi, perché come questa pandemia ci sta insegnando, i patogeni delle piante, dell'uomo e degli altri animali non conoscono confini tra i regni della natura e proprio in questo sta la loro strategia di diffusione e sopravvivenza, come alcuni tipi di funghi che producono micotossine e attraverso l'alimentazione o in caso di abbassamento delle difese immunitarie dovute a un'infezione, passano dal regno vegetale a quello animale e si introducono nell'organismo degli animali e dell'uomo, causando malattie che possono essere letali. Un esempio per tutti sono i fusarium. E abbiamo dei metodi, delle strategie che possono essere applicate per il regno animale, vegetale e per l'uomo, ad esempio alcune tecniche diagnostiche che sono messe a punto nel settore medico vengono poi utilizzate anche nel settore agrario. Di fronte a una minaccia alla salute dell'uomo come quella che stiamo affrontando, come si costruisce in pratica una strategia di prevenzione secondo il One Health Concept? Cosa significa prevenire? Significa mettere in atto tutte quelle metodologie di riconoscimento del patogeno, di avere strutture, laboratori perfettamente attrezzati, personale preparato per cogliere i primissimi segnali e per intervenire con quella velocità che purtroppo in questa situazione non si è stati in grado di adottare. Anche la resistenza di molti patogeni agli antibiotici è una strategia che accomuna tutti gli esseri viventi. Noi abbiamo situazioni in cui la resistenza ad antibiotici o comunque a prodotti che vengono utilizzati per la cura, ad esempio, di alcuni tumori nell'uomo, parte dal settore agricolo. Perché? Perché la resistenza nasce, si sviluppa in microrganismi presenti, ad esempio, nel terreno, si sviluppa la resistenza nei confronti di prodotti che sono usati come fungicidi, ma che hanno degli analoghi usati nel settore medico. Il concetto di One Health permette proprio di affrontare